La preghiera che vince su Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Abbiamo qua i Galilei che sono abituati a Gesù. E tu, nella tua vita, dai mai per scontata la tua fede? Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. La fama di Gesù lo precede, ma i Galilei vedono in lui solo un guaritore. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Quale miracolo chiedo a Gesù oggi? Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Chiaro che qui Gesù non aveva intenzione di fare miracoli. Eppure il funzionario del re non si arrende e pretende il miracolo. La preghiera, se fatta con fede, può spingere Dio a fare qualsiasi miracolo. Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Si mise in cammino. L'uomo prega per ottenere la grazia e cammina come se il miracolo fosse già avvenuto. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Non c'è vero miracolo senza conversione. Qual è questa conversione? Qual è la natura di questo cambiamento? L'uomo, quest'uomo, comprende la forza della preghiera. Forza che fa cambiare idea persino a Dio. La preghiera è ciò che permette che Dio possa cambiare il cuore anche della persona più lontana dal bene. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Credo che grazie alla mia preghiera Dio possa fare miracoli. Pregando siamo partecipi della onnipotenza di Dio.